qua tanta gente che sta visitando la mostra. Poi complimenti all'associazione, veramente un bel lavoro, veramente è bello. A noi fa piacere che vi è piaciuto, però tutta la cittadinanza. È bello, bellissimo, veramente. Ho parlato con Adriano che si è impegnato a fare il montaggio, la ricerca. Adriano è il nostro regista, ormai è montatore, regista, sì, un lavoraccio. A tutti voi complimenti, a tutti veramente. Questa la dovete fare d'estate, vedrete qui migliaia e migliaia. Noi dobbiamo incrementare il turismo invernale, no? Con tante manifestazioni storiche, religiose, culturali come questa, per carità. Ma vedo già che è venuta parecchia gente qui, complimenti. Il nostro obiettivo è divulgare la cultura cittadina. Esatto, sì, sì. Ogni anno, in questo periodo dell'anno, quindi sotto, durante le feste natalizie, proponiamo un tema. L'anno scorso era il tema sulla guerra, sul secondo conflitto mondiale. Sì, sì. Quest'anno abbiamo proposto il tema della cinematografia. I film girati a Gaeta. Di tutti i film girati a Gaeta. Molti di questi noi non ne sapevamo manco l'esistenza, ma durante le operazioni di ricerca di materiale abbiamo scoperto tanti film, alcuni forse mancheranno anche, ma la maggior parte... Io stavo in America, stavo a un drive-in a vedere un film, La Grande Bull era intitolato, sarebbe un po' il rally di Monte Carlo. A un certo punto vedo Lisbona, ma era Gaeta, vista da dove con la macchina era Gaeta, quello però nel film era Lisbona, sono rimasto. Era un falso. Un flash, diciamo pochi secondi, ma era Gaeta vista, Gaeta vecchia vista da sopra l'ospedale, perché sulla flacca correvano ste macchine. Gaeta è uno scenario bellissimo, naturale, unico. Sì, è vero. Cioè non devi costruire nulla, ormai è già tutto costruito. Talmente perfetto. Esatto, sì, c'è tutto, spiagge, c'è storia, castelli, caserme, qua c'è tutto. C'è tutto, quindi... Ecco qua, vediamo, c'è tanta gente. Queste sono tutte foto dei film girati a Gaeta. Sono fotogrammi tratti da quelle proiezioni che avete visto in sala. Ecco, là ci sta tutti a casa, è stato, il secondo tempo è stato girato completamente a Gaeta Vecchia. Quello infatti è tutta Gaeta Vecchia, sì, c'è rappresentata. E c'è anche la ricostruzione di Gaeta Vecchia, di case che non esistono, case esatto, di cartone. Sì, sì. E sono queste qua, no? Se le vuoi vedere. Allora, in questa foto ci troviamo praticamente nelle vicinanze del Bar della Francese e guardiamo la chiesa di Sant'Erasmo, che è questa. Sì. Alla sinistra questo palazzo non esiste. È di cartapesta. Qua c'era Giovanni di Nodola, un episodio mi piace. Siccome faceva, lui era biondo, aveva occhi azzurri, il regista gli ha fatto la parte del tedesco. Ed è questo signore qua. Che ce l'abbiamo eccolo qua. Esatto, sì. E tutti quanti, sa, dopo la guerra nel 60 c'era ancora la persecuzione tedesca qui, no? E tutti quanti lo sputavano in faccia, dicevano come hai fatto la parte del tedesco. No, ma rassomiglia. Sì. E lui è andato dal regista e gli ha detto, senti, mo se vuoi che continui a fare la parte mi devi fare un regalo. Perché qua mi dicono tutti che sono il traditore, perché così si usava. Mi ha dato 100.000 lire. Ma 100.000 lire erano soldi. Dipingersi i capelli biondi e mettersi... Lui era biondo, aveva occhi azzurri, e lui che ha sparato praticamente a Sergio Reggiani, no, l'attore italo-francese. Bellissimo. Un bel episodio. Abbiamo avuto anche la Sofia Loren e Jean-Paul Belmondo. Sì. Quest'altra sequenza fotografica. Da riconosciuto la Sofia Loren, splendida. E c'è un po' del mondo, questa è Fontania, questo è l'arco di Fontania, mentre quell'altra situazione è un castello davanti. Beh, qui sono venuti tanti, io per esempio ho fatto la comparsa ai tre di Ascia con Hugh Brynner, quando si vedono quei due arabi sulla spiaggia, eravamo io e Franco Dischino, mio compagno di bar. Diciamo che la fisionomia ci hanno dato 1.000 lire praticamente. Dire come vabbè, sono cose che uno ricorda con piacere. Poi grazie, vediamo qui il film con Giuliano Gemma, forse uno dei primissimi film di Giuliano Gemma girato a Gaeta, lo ricordo moltissimo. 8
e noi facevamo qui le comparse, noi ragazzi del Naurio ci venivano quattro giornate di Napoli girate a Gaeta. Allora Luca, dai, sto salutarti, io disturbo YouTube. No, ho quasi finito a... No, non voglio svelare il finale, ma più avanti ci sei anche tu. Ah, anch'io ci sono. Volevo assistere a questo momento in cui tu commentavi la tua foto. Faccio un attore, l'attore come si dice, per diletto, diciamo, non ho fatto questa... però hanno girato anche film importanti a Luca, che ne dici qui a Gaeta? Visto, ci sono dei... alcuni li sapevo, altri no. Vabbè, ma tu sei nato dopo, io quasi tutti sapevo, capito? No, alcuni sapevo che tutti a casa sono girati da Montognano, anche delle cose particolari, sì. Tipo Mitica Luce alle scissure, alle scissure, sì, sì. Speciali. Vediamo, giriamo assieme, arriviamo alla fine, dai. Io ho fatto la comparsa di 3 di Asci, vestito da... Hai visto questo buco? Sì, sì, l'hanno girato vicino... I curiosi che volevano vedere la scena del bar, c'erano talmente tanti che l'attrice indispettita, prima di girare la scena, pretese che fossero tutti allontanati. Sì, è vero. Tutti che danni d'attusi, tutti sì, classi. Ma ha girato 30 volte quella scena, io stavo là. Sì, c'ero, sì. Ma eravamo curiosi, diciamo, ma la barca di Camillo Calestini è stata immortalata da quel film. Ecco qua. Bellissima, poi complimenti a tutta l'associazione. Sì, tanto, sì, veramente ho visto. Ci manca il primo. Ci manca il primo pannello. No, non so che parla. Parlo. No, è proprio. Anche il primo pannello.